quello che sto per raccontare non è una biografia di Don Gaetano Mezzaroni, né un'illustrazione della sua opera. Ben altra sede, qualcun altro più qualificato di me dovrebbe assumere questo impegno che mi sono prefisso. Io traccio o cerco di farlo solo alla figura di un protagonista della nostra, di questa storia, di questa comunità, di un protagonista che è stato per oltre 50 anni in mezzo a noi, pastore spirituale di noi tutti, della buona e della cattiva sorte. 50 anni e più non sono poca cosa, e se le opere di lui realizzate in tanti anni ce ne danno una prova evidente, se attraverso gli anni che ha operato in mezzo a noi è stato giustamente definito il prete capitalista, il capitale che ha lasciato ai posteri si vede e parla di lui. Lo ha affermato lui stesso, i cantieri scuola del dopoguerra, l'asilo, il centro sociale, il centro carità del Monsignor del Corpo, la chiesa vecchia, la festa di Sant'Anna, il monumento ai caduti, il monumento a Padre Pio sono le più evidenti. Il posto è remoto per la chiesa. Il 15 giugno 1946, dalle mani del vescovo Monsignor Alberto Caringi, il giovanissimo Don Gaetano, rinunciando alle debolezze terrene, lo portò invitto lungo la via del mondo, fare di vittoria sul peccato e sulla morte eterna. Nel 1950 venne a Pozzillo, dopo la morte di Don Attilio Passarelli, dopo una penosa malattia veniva a morire, e Don Gaetano Mengaroni si trovava sulle spalle il post bellico, una guerra non tutte volute, con il 35% delle case divise. Si ritrovò a disagio, la popolazione costretta ad emigrare per guadagnare qualcosa. Prima opera importante di Don Gaetano comunque è l'asilo Maria Auxiliatrice, avendo avuto un terreno dai marchesi del prete, ricostruire l'asilo infantile distrutto dalla guerra. Vicino all'asilo ebbe dalla Cassa per il Mezzogiorno un laudo finanziamento per il centro sociale cristiano, dove trovarono alloggio tanti bambini che allora erano solo per le strade. Si interessò nel 1971 al Monumento ai Caduti. Pensò alla chiesa vecchia e di questo si interessò per la sovrintendenza, dei monumenti. O fari, fate o faccio. E Don Gaetano ebbe l'approvazione di fare. Poi intervenne la sovrintendenza e ristrutturò la chiesa vecchia. Nel 1980, dalle madri del Papa Giovanni Paolo II, viene nominato Monsignore. Il paese è in festa. Il 7 maggio 1984, alle ore 19:56, il terremoto, e Don Gaetano era in prima persona, pensò al popolo e pensò alla sua chiesa. Don Gaetano ha tenuto sempre un contatto tangibile con tutti gli emigranti sparsi nel mondo, che si sentivano sempre vicino al paese, con il giornalino sempre insieme da lui stesso ideato. È
stato fautore del, con altri al monumento a Padre Pio, a San Pio. Ma l'opera principale di Contaidano, quella che gli ha dato più dolori e una spina nel cuore, è stata l'eredità di Monsignor del Corpo. Questa ha dovuto affrontare vere cause. Mi diceva tante volte, mi sento distrutto, ce la faccio, ma lui ha perseverato ed è riuscito a riedificare una casa lasciata di eredità pro tempore. E per questo hanno trovato alloggio sia le sue che adesso, e sia gli anziani che vogliono andare a trascorrere qualche ora insieme. Se io parlo con emozione, è che Don Gaetano l'ho conosciuto da bambino. Io ero al seminario da Maestro Giovanni di Finignano negli anni immediatamente dopo la guerra. Don Gaetano è stato il mio professore di latino e greco. E se adesso parlo di lui è che l'ho conosciuto, sono stato a contatto con lui e l'ho perso solamente per pochi anni. Dopo diventato presidente della Prologo, per 20 anni sono stato insieme a lui ed è lui che mi ha raccontato e mi ha raccontato una cosa sempre ad operare. È lui stesso che mi racconta della sua vita e delle sue opere. Ma la cosa preeminente per Don Gaetano è stata la sua chiesa, la chiesa madre. Lui ha pensato a sempre ricostruirla, anche dopo il terremoto, e mi sia permesso questa nota. Il turbine che ti aveva appena sfiorato si abbatté su quello che restava sempre la tua casa di elezione, in principio, come dicevi, Letizia Mary. Intrepido, tra insidie di morte volasti primo in suo soccorso. E quando la voce concorde dei tuoi fratelli ti chiamò a risolvere la realtà dissipata, ti accingesti a quell'opera immane che per 34 anni divise sulla breccia, non risparmiando fatiche, sostenente dolori di ogni genere perché si rialzassero le mura materiali e più ancora spirituali della tua istruita città santa della tua chiesa.
credo che non mi resta altro. Ci stanno quelli migliori di me che possono fare di tutto per ricordare la figura di Don Gaetano Mengaruni. Grazie Don Gaetano, di averci dato un secolo di storia.